Antonio Ingroia, aperte le virgolette. Silvio Berlusconi fu più vittima che complice della mafia. Antonio Ingroia, il potentissimo magistrato Antonio Ingroia, il potentissimo magistrato antimafia, che ora è diventato avvocato però. E in un articolo che leggo sul giornale e che vi metto come link nel riassunto di questo video, Antonio Ingroia, ex PM ed ora avvocato, dice che Silvio Berlusconi, relativamente alla mafia, è stata una vittima, capito? Vittima della mafia. E allora noi diciamo corsi e ricorsi storici, cari amici, corsi e ricorsi storici. Questo è patriarcato, non si sa più che cosa dire. Il grande Friedrich Nietzsche diceva che a questo mondo non ci sono fatti, ma solo interpretazioni. Beh, cari amici, voi leggete l'articolo che io vi metto come link nel riassunto di questo video, leggetelo. Io ho fatto questo mio video, io ho fatto le mie considerazioni. E voi, cari amici, fate le vostre corsi e ricorsi storici, come diceva il filosofo partenopeo Giovan Battista Vico. E poi, come diceva il filosofo Friedrich Nietzsche, e non ci sono fatti, ma solo interpretazioni. Beh, io ho detto la mia, adesso voi dite la vostra. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.